Guardi, l'Etiopia è uno snodo di molte cose, perché è un paese la cui stabilità per l'intera regione, per il Corno d'Africa, è fondamentale. È un paese con il quale l'Italia vanta storiche relazioni importanti che io intendo rafforzare ulteriormente. Qui sono molte le materie sulle quali discutere. Quella migratoria è una conseguenza. Ma qui sono presenti le nostre aziende con i loro investimenti, sono presenti le nostre aziende con le infrastrutture, che sono anche infrastrutture riferibili a quello che io chiamo il piano Mattei per l'Africa. Qui voglio dire, sono aziende italiane che hanno costruito e stanno costruendo le dighe principali. C'è un sostegno del quale questa nazione ha bisogno, particolarmente sul piano finanziario, ce ne stiamo occupando, come facciamo in una situazione completamente diversa anche per la Tunisia, per sostenere lo sblocco dei finanziamenti e una certezza finanziaria che poi consente ulteriori investimenti. Quindi è un tema delicato, c'è una ottima amicizia col primo ministro, che ormai abbiamo rinsaldato, questa è la terza volta che ci incontriamo. Che secondo me può, ripeto, avere degli importanti sviluppi anche in tema di stabilità complessiva della regione, tant'è che noi domani faremo un trilaterale anche con il presidente Somalo, che pure io ho già incontrato. Quindi insomma c'è un protagonismo italiano sicuramente in Africa complessivamente, nel Corno d'Africa, che per noi è cruciale e sensibile per molte materie. Sarà a New York per la conferenza del 24 maggio sulle crisi umanitarie nel Corno d'Africa? Guardi, la crisi, la conferenza di maggio a New York, come lei sa, è co-chaired, come si dice, guidata, co-guidata, chiedo scusa qui, dall'Italia insieme al Sudan, e quindi ci sarà sicuramente a guidarla il nostro ministro degli esteri, perché è una interministeriale. Però io, come loro sanno, sono sempre disponibile. Noi stiamo lavorando a una serie di iniziative che riguardano l'Africa. Una che riguarda anche l'Africa, ma soprattutto l'Africa, è lo Stock Training Moment, cioè l'evento della FAO che stiamo organizzando a Roma per il 24-26 luglio, al quale abbiamo invitato l'Unione Africana e penso ci sarà anche il primo ministro etiope. Un altro è il summit intergovernativo Italia-Africa che si celebra ogni 2 anni. L'ultimo è stato nel 21, in autunno si svolge il prossimo e credo potrebbe essere l'occasione giusta per presentare definitivamente il nostro piano Mattei, sul quale intanto lavoriamo in cooperazione con questi paesi, perché non puoi pretendere tu di sapere quali siano le soluzioni migliori. Noi possiamo offrire le no nostre idee, i nostri punti di vista, ma poi è importante coinvolgerli, è quello che stiamo facendo, e l'occasione di ottobre è sicuramente l'occasione nella quale arrivare, diciamo, alla definizione complessiva di un piano nel quale siano coinvolte queste nazioni, per cui come vede sono molti gli eventi, poi ci sono i dialoghi mediterranei anche sempre dopo l'estate, insomma siamo molto impegnati, ma io continuo a essere convinta che questo lavoro produca molto più dello sforzo che richiede, ecco, per l'interesse nazionale italiano, per l'interesse europeo, per la stabilità di un continente sul quale forse negli ultimi anni non abbiamo fatto abbastanza e che oggi vede l'ingresso di attori diversi. E io credo invece che nell'opera di stabilizzazione e di sviluppo dell'Africa un ruolo forte dell'Italia e dell'Europa sia fondamentale. Grazie. Grazie, buon lavoro. Grazie.